Bentornati a Galar, bentornati nell'unica regione che ci accoglie a braccia aperte ogni giorno, facendoci vivere avventure, facendoci incontrare degli straordinari Pokémon, straordinarie donne, straordinari uomini. Basta. Bentornati sul mio canale di gaming, bentornati sull'episodio numero 4, già ho perso il conto, di Pokémon Spada. Devo dirvi la verità, io parto sempre con le peggiori delle intenzioni, poi però i giochi Pokémon in un modo o nell'altro riescono a farti affezionare. E tu, come uno stupido drogato, rimani qui a giocarli tutti. Oggi siamo tornati a Galar. Arriviamo a 5000 like. Se non volete che io spari con questa pistola al cane, sparo un colpo in aria per farvi vedere che spara veramente. Quindi se non volete che io spari al cane con questa pistola, lasciatemi un like. Mi avete lasciato diversi commenti, io vi leggo. Io li leggo tutti, quindi commenta, in cui mi date i soliti consigli. Raggio viola significa Pokémon migliori. Alla prima stazione una tizia ti regala Eevee e forse anche un Pikachu. Però questo qua non mi fido, adesso lo andiamo subito a controllare. Dovrei catturare Drippy nel lago Drago Furia. 1% di trovarlo, non so dov'è il lago Drago Furia, ma quando ci arriveremo lo faremo. In questo videogame ci sono i DLC, fatemi sapere come si chiamano e in che modo comprarli, se li devo comprare. Zigzag della Juve è un'evoluzione carina, però oggi credo che io ho fatto un grande passo avanti, perché sto giocando offline e tecnicamente non dovrebbero più spuntare le icone a sinistra, questo lo speriamo tutti quanti. Mi avete anche suggerito di utilizzare sì la velocità, ma di non esagerare. Oh, ma sto strumento, di non esagerare troppo, perché almeno riuscite a godervi il gioco un po' meglio, diciamo così, sciarpa seta. Allora, a questo punto, prima di iniziare di andare verso sinistra, perché dobbiamo esplorare, andiamo alla prima stazione, che immagino tu intenda Strass Sborra, tu ragazzo che mi hai lasciato il commento. Perché se c'è la tizia che mi regala Eevee, io lo prendo e lo lascio lì a morire. Vedi, sì, non compaiono più le icone, eh. Ho girato un po' a caso prima per vedere se spuntassero. Non spuntano. Oh, la velocità qui la teniamo, perché ovviamente sennò mi sparo in bocca. Andiamo alla prima stazione e vediamo se ci regalano Eevee. Poi se non è vero torno nel commento e banno il tizio. Ma Piazzale Adunanza, ma sbaglio o Emule era Emule Adunanza? Che bello Emule, cazzo, quanti porno scaricati per sbaglio. Torniamo un attimo alla prima stazione. A Brass Sborra. Tu dici una tizia te regala Eevee, frate. Non c'è nessuna tizia. Qua nessuno mi regala niente, non te posso dire la verità. Stazione Stamington. Frate, non c'è nessuna tizia che mi regala Eevee. Io sono morto incazzato, frate. A questa, sicuro? Tu mi dai Eevee. A forza di far tifo non ci vedo più dalla fame. Che fatica. Frate, ma queste non mi dicono niente. Questo sicuramente dice sono gay, mi piace il cazzone. Sono gay, mi piace il cazzone. Vabbè, senti, fanculo ai vostri consigli stupidi che sono falsi. Allora, dobbiamo assolutamente proseguire la nostra avventura. Più che proseguire, in realtà, qua l'avventura tocca iniziarla. Signore, mi sembra un po' nostalgico lei. Quanto me manca Erduce. Forse troppo, signore. Entriamo ufficialmente a Galar, la regione. Ma frate, ma io sbaglio io a dire che so tutti veramente impettiti strani? Percorso 3 inizia ufficialmente. Che cos'è? Questo è Sborra. Ah, ma è tipo Gossiflower. Ma questo già c'era. Tra l'altro voi non mi state dicendo però che tipologia di squadra farmi, ragazzi. Io sono molto in difficoltà. A parte... ah, Zigzagoongobbo. Vieni qua. Catturiamo Zigzagoongobbo, che mi avete detto la terza evoluzione è fica. Quindi lo prendiamo, lo facciamo evolvere. Che tra l'altro, se non ricordo male, Zigzagoon potrebbe essere stato uno Django in passato. Piccola Pokéball per Zigzagoon. Ovviamente ce la gustiamo così. Bam 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 bam. Allora, Smegma, Nestore, Briga, attualmente Zigzagoon. Vorrei solo farle evolvere, poi vediamo se lasciarlo o meno. Parto sempre con le migliori intenzioni di cambiare Pokémon, di vederli, capito? Per esplorarli. Poi Zigzagoon da Juve, come fai a non piallo? C'è proprio la faccia da Moji. Bella per Moji. Mo vediamo se la terza evoluzione fa schifo. Io vi giuro, banno tutti. Ah, iscriviti al canale, figlio di puttana. Siamo vicini a 260.000 iscritti. Se non ti iscrivi, ti arriva un cartone che ti distruggo. Ma botta questa figa. Apri Milano. Vulpix, che non è di Alola. Immediatamente Idropuzza. Idropuzza che tra l'altro, mo sto emulato. Sta Nintendo sembra non avere problemi con le mosse d'acqua per ora. Tocchiamo ferro. Oh, bella per Nestor all'11. Tocca vedere Moji fra quanto si evolve. Carla, sei inutile. No, prendi immediatamente sta Pokéball qua, che sarà fondamentale. Oh no, ma quella bambina! Non vedo l'ora di un predatore sessuale che la porti con sé. Non credo. Paio di curaball che so pressoché useless. Non mi di che sei vittima anche tu. Bossetti è innocente. Sempre Idropuzza. Cercherò di dare un po' di varietà a questi Pokémon che sto utilizzando. Mo stiamo a usare sempre Smegma, ma perché stiamo all'inizio, ragazzi? C'ho bisogno di Smegma. Bisogno di Smegma è una frase strana. C'ho bisogno di andare sul sicuro e di combattere con lui. Usazione non dovrebbe essere un grosso problema. Infatti, tra l'altro, non so se me l'avete detto, ma non so se queste Smegma fosse lo starter migliore da poter prendere. Però a noi che cazzo ce ne frega? Lo faremo diventare il migliore. Smegma, vuoi imparare qualcosa? No.
Forse non è innocente Bossetti. Merda. Percorso 3 è pieno di zigzag da Juve. Questo mi dirà: premi start per mettere in pausa. Puoi montare la tenda anche lungo un percorso. I punti esperienza del Pokémon possono aumentare. Oh, voi mi avete detto che il Poké Campeggio è utile. Fammi vedere un attimo il curry, Dex. Hai cucinato un tipo di curry. Ma se non mi dici i cazzo di ingredienti. Ah no, perché gli ingredienti. Ah, sono. Ah no, ma questo qui è semplicemente cosa cucino? Io voglio capirlo sto coso. Sì, inizia a cucinare. Le ricette, ma dove le trovo? Io ho una mela prelibata. Mela prelibata. Sì, ma queste poi come le unisco? Una mela e... Cioè, perché l'altra volta era una merda? Adatta a tutti i palati. Bacca cedro. Una. Frate, io non so. Io veramente di tutto pensavo tranne di dover giocare a Poké Masterchef. Oh, vediamo se è una merda anche questo. Ah, già che dovevo soffiare. Mescola. Mettici il cuore. Il core ci ho messo. Mo' se è una merda pure questo, però è esploso, raga. No, è esploso. È andato a fuoco. Ragazzi, è esploso. Ho cucinato una bacca. Come ho fatto a esplodere? Raga, ma questi. Carri alle mele. Oh, mo' non mi puoi dire che fa schifo. Certo, è una mela e una bacca. Ma frate, sono tutti preoccupatissimi. Ti prego, dimmi che non fa schifo. Oh, buono! Degno di Wobbuffet. I tuoi Pokémon recuperano metà DPS. I tuoi Pokémon hanno ottenuto un po' di punti esperienza. Il tuo legame con Smegma si è rafforzato. Quindi praticamente tu puoi usare questa roba per non usare strumenti, mi vuoi dire? Lascia il campeggio. Hanno fatto anche punti esperienza 54, che non so male. Oh, Briga vuole imparare a furia. Leva Fulmi Sguardo. Tra l'altro Nestor sta lì, ma è da far volare ovviamente. Vabbè, sì, che te devo dire? Niente. In realtà niente. Ah, fantastica! No, scusa, non c'è l'età. Mi sembra sempre che ci siano gli stessi Pokémon. Ma ci sono solo ragazzini, frate. Imbecille, te vai girare? Capo! Oh! Che c'è, un minuto? Mi stai ignorando? Che cazzo, girati, no? Imbecille. Madonna, sto a umiliare tutti. Ragazzini umiliati, io godo. Oh, vabbè che mi avete detto di farvi vedere le lotte, però non credo che voi siate interessati effettivamente a vederle tutte. No, ma l'unica lotta che schifo! Smegma, l'unica che schifo! Tu mi regali l'emozione più grande. Ma di già, ma scusa, ma sta. A che livello sta? Ha già il 15 è arrivato in realtà. Ma è tipo un geco! Drizzle. Drizzile. 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 Lo chiameremo Smegma. Ma qua sei matto, Rotom, ma che mi dici? Lotta in modo strategico servendosi di sfere che crea con l'acqua che fuoriesce dalle sue palle. Un Pokémon straordinario. Oh, prime evoluzioni di Core Catchemol. Oh, Sonia, finalmente! Perché stai guardando. Fumo, vuoi fumare? Ehi là, sfida palestre, t'ho visto alla cerimonia d'apertura. Voglio fumare marijuana con te, ma quando vuoi. Vedi quella fabbrica, è un'azienda del presidente Rosa. Ah, frate, ma il presidente Rosa è letteralmente tipo o Elon Musk o Briatore. Vengono trasformati in energia i minerali estratti nella miniera alla fine del percorso 3. È un magnate. Non so bene cosa pensare di lui, però di una cosa sono certa: quel tizio deve avere un gigacazzone. Eh sì. Sonia, quando vuoi. Ti lascio andare, voglio farti un regalo, va benissimo. Una fune di fuga, meno male, dai. Lei vai dai, coglione. Buona fortuna, sfida palestre, buona fortuna a te, cara Sonia. Un giorno, prima o poi, ci incontreremo nudi all'interno di un letto matrimoniale queen size. Proseguiamo. Che cazzo sono questi schifi? Sono dei fecalomi? Ma se io fischio qua, no? Ah, vedi, se incazzano tutti. E se c'è cammino a fianco così? Mi inculano. Oh, mica brutto. Oh, Roly Coly. Roly Poly Oly. Sembra carino Roly Coly. Fagli prima una botta così lo stordisci. Ma poi è un pezzo di carbone. Abbiamo un po' indebolito. È il momento di utilizzare una cura bolo. Almeno ce l'abbiamo. Ed è già curato. Non lo so se funziona così. Non l'ho mai usata. Allora, Roly Coly Poly Loly Moly. Ma questa Pokémon è ultra gay. Se gode. Ah, frate, oggi destinato a catturare tutti i Pokémon, Renato. Il suo destino è quello. È stato scoperto più di 400 anni fa in una miniera. Il suo corpo è prevalentemente composto di una sostanza uguale al carbone. Benvenuto minatore. Da non sottovalutare sta situazione. Quella c'è una guardia infame e merda. Ma che vuole? Ma è matto. Alta ragazzina. Se proseguo di qua. Ah no, prendo l'MT 12 37. Picchia culo. Buono. Cioè tipo adesso, no, io non voglio usare uno strumento. Se io faccio poche campeggio, però devo ricucinare. Cioè l'unico modo per dargli la vita è cucinare. Però tipo la mela prelibata, ma dove cazzo l'ho presa? Cioè quindi devi fare mele prelibate a stecca? Cioè tu hai bisogno di mixare mela prelibata con delle bacche pesche. Tipo, vediamo se funziona che merita la vita. Che mo c'ho un po' di Pokémon messi come stanno a terra, proprio distrutti. Ma sai che forse ho sbagliato a mettere Cercore? Carry alle mele, gli piace. Degno di Wobbuffet. Hanno recuperato della vita? Hanno ottenuto dei punti. Li fai livellare a caso. Ma non hanno ripreso la vita però. Ah no, si l'hanno ripresa. Salve signora guardia, non mi guardi così male, la prego. Oh, una tenda. Oh no, una figa. Dalla sua tenda proviene un fumo. Sembra un raggio laser, non è un fumo. Oh, parliamo con la ragazza. L'effetto repellente è finito, vabbè. Qua si prosegue. Ora parliamo con la campeggista. E qua c'è un altro ragazzino. E là c'è la porta che ci porta all'interno della montagna. Te che dici? Vorresti rimettere in sesto i tuoi Pokémon cucinando per loro quando sei in campeggio? Sì. Usa questa bacca per i tuoi manicaretti. Bacca liegia. Vedi, sì, devi mixare le bacche. Esamina le tende e potrai visitare il campeggio di altri allenatori. È il Poké Campeggio di Michela, vuoi visitarlo? Sì. Speriamo di non trovare vibratori. Ah no, ti fa vedere il suo.
Cioè, posso giocare anche con i suoi? E che ci faccio? Cioè, se io gioco con i Pokémon tua? Quanti cazzo sei? Oh, ma sei incazzato? Ah, coglione, ma leva, deva imbecille. Lascia il campeggio di Michela. A che serve questa roba adesso? Vabbè, non lo posso sapere. Andiamo verso la porta della montagna. Sai che mi servirebbe, però? Una cura, un qualcuno che mi cura, qualcuno che mi dà una mano. Super pozione, ci sta. So che è l'ingresso di Dio per la miniera di Galar. Ah, sì, questa è la miniera dalla quale prendono i carciol, come si chiama? Il carbone per l'azienda del coglione, non mi ricordo i nomi. Io e mia sorella abbiamo messo un centro Pokémon ambulante. Godo, la miniera di Galar può essere un posto insidioso, niente paura. Oh, rimetti in sesto il mio team, ti prego. Ok, se gode. La situazione è la seguente. Minatore dovrebbe essere un Pokémon abbastanza carino. Ovviamente Nestore volerà nel momento in cui ne troviamo un altro. Cioè, mo lo lascio perché non mi va di lasciarlo lì, di abbandonarlo. È un Pokémon in più comunque. Per ora c'avevamo Briga Volante, Nestore Buio, Smegma Acqua, Moggi Buio Normale. Quindi un altro motivo per levare Nestore. Minatore Roccia, c'è sta. Vorrei un elettro forte, esiste su sta gen? Mo vediamo la miniera di Galar cosa ci prospetta. Oh, carino. Oh, raga, vuoi o non vuoi, ma molti mi hanno detto che il gioco comunque è stato fatto di fretta, è stato fatto in modo frettoloso. Ci sono tante cose che potevano essere sicuramente migliorate. Però, per quanto riguarda, almeno a me, le ambientazioni mi sembrano abbastanza decenti. Oh, guarda qua, pieno di carbone. Poi ripeto, secondo me è proprio un altro concetto rispetto ai Pokémon che eravamo abituati a giocare. Ah, frate, ma c'è del diamante letteralmente. Ma ruba tutto. Non può ruba niente, frate. Ma è pieno di minerali super preziosi. Quello è un minatore. Oh, frate, è carina sta roba. Prendi questo. Vitalizzante. Tu fai a botte? Sì, tu palesemente fai a botte. Però prima di fa botte con te. Oh no, ma quella si è persa. Vieni qui che ho una mappa. Dove ce l'ho? Nelle mutande. Non posso girare la telecamera. Sta cosa mi dà un fastidio che me la fa girare solo in determinate zone, che voglio impazzire. Frate, è bella sta zona comunque. Passa, ma quanto lontano mi hai visto? Per fare un buon lavoro devi massaggiarle le palle. Se lo dici tu, utilizza immediatamente, beccata. No, sassata, super efficace anche su di noi. Frate, però che cazzo, mannaggia Giuda. Perché lui me leva così tanto e io gli levo così poco? Chiedo un altro colpo, ma sacrifico Briga. Magari lei impazzisce e utilizza roba strana che non mi fa danno. Colpo basso, te pare? Oh, goda, coglione! Utilizza beccata. Ma come ho detto, non è che le lotte ve le faccio vedere tutte, raga, perché, cioè, tante sono molto simili, secondo me ci sto a non accelerare troppo, perché magari poi diventa anche troppo confusionaria la situazione e ve lo godete di meno. Possiamo andare anche molto più lenti. Altro Timbur. Frate, io gli do un altro colpo ma lo sacrifico. Gli do un colpettino, almeno gli fai un po' di danno, lo sacrifichi. A meno che non ti fa... No, vabbè, non avrebbe mai fatto colpo basso. Va bene, Briga, hai fatto ad alter tuo. Ovviamente sì, come diceva qualcuno, Briga sta per Brigatista. È che Moggi e Minatore sono ancora bassi di livello. Manna Smegma nel chill memoso. Posso dire che è molto bello? Idropuzzalo. Pure le animazioni sono abbastanza carine. Cioè, qual è la cosa che vi fa di sto gioco è bello o sto gioco è brutto? Poi tanti mi hanno detto che la storia è fatta un po' di fretta. Quindi quello lì ovviamente lo scopriremo col tempo. Vittoria, fai una cosa, va. Va a puli casa, cuiona. Senti, dato che io comunque non sto a fare una gaizo, io esco e me curo. Grazie, capo. Ma può non spawnare pure sui binari? Non credo. Senti, prima di fa... Ma... Che cazzo era? Ma stava viaggiando a velocità supersonica sul binario o sbaglio? Senti, vai un attimo qua, ma giusto per capire. Madonna, sì, la telecamera però mi dà un fastidio clamoroso, è troppo vicina qui. MT-59, finalmente. 26, viverduce. Che strana mossa. Chi la usa spaventa il bersaglio alzando il braccio destro e inneggiando al regime fascista. È una mossa assurda. Qua c'è solo quella. Ok, va bene, immagino che la strada poi completa, cioè primaria, sia andare dall'altra figa, ma vorrei andare prima a sinistra. Andiamo prima qui. Vediamo se qua c'è qualcosa di entusiasmante, ci sarà uno strumento e basta. Ah, oddio, ma come ci arrivo là? Facendo il giro, immagino. Oh, amato, mi devi far girare la telecamera, fratello, sto impazzito, prego. Come ci si arriva? No, a livello di crash al contrario. Ok, passate qua e prendite pozione. Mega palle, se gode. Per ora l'esplorazione sul videogame mi sta piacendo, ti dico la verità. Qua dove si va? Però non si capisce un cazzo. Ah, siamo di sopra, stiamo. Oh, MT-74. 54, caduta de Massi. Ma di Massimiliano? O de Massimo? Caduta de Massimo Bossetti? Merda. Vabbè, non c'è niente. Allora possiamo andare verso il percorso originario. Miniera de Galar. Mi piace esplorare così. Mi dà un po' più... Come ho detto, mi dà più senso dei videogame. Cioè, sto effettivamente a giocare a un videogioco, capito? Quindi a me piace. Ma c'è... Mani da fata. Tra l'altro, mi avete detto di togliere il salvataggio automatico. Non so perché, ma me l'hanno scritto in un po' di persone, quindi vedo retta. Proseguiamo sul ponte di Terabitia. Allora, qua ovviamente non mi fa girare come al solito. Qua c'è un altro allenatore che ha bisogno di piar cazzo. Lo vuoi prendere, cazzone? Caleb. Palesemente senza contratto, lavoratore in nero proveniente dall'Estonia, frate. Ma perché mi lascio questo come primo, mannaggia a me? No, ho sbagliato. Perché ho lo stesso tasto
per togliere la velocità e per mettere A, non so perché. Rapigiro, vabbè, non ce leva un cazzo, fortunatamente. Tocca cambiare. Allora, io vorrei, ve lo dico, voglio un Pokémon d'erba. Io vorrei un Pokémon elettro, un Pokémon d'erba. Ci sono dei tipi nuovi qui, non credo. Il Pokémon roccia, roccia fuoco lì potrebbe andare bene. Vorrei esplorare un po' di più l'ambiente Pokémon di questa generazione, però ovviamente gli fai idropuzz e lo mandi al creatore. Mandalo al creatore, ti prego, lanciagli questa palla di acqua e levalo. Consigliatemi un Pokémon d'erba forte. Briga spennata, che roba è? Sì, mi piace. Leva furia, che è inutile, e metti spennata, se gode. Dai Caleb, mi è piaciuta sta lotta, però chiudi con la bocca, sennò devo infilarci il cazzone. Allora, fammi prendere queste Mega Ball. Un paio di scarponi? Protegge il Pokémon che ce l'ha dagli effetti di trappole e di ostacoli piazzati ai suoi piedi. Che significa? Che non si può andare, ma ci sono degli strumenti invisibili, revitalizzanti, che non useremo praticamente mai. Ma c'è un altro repellente. Confezione di etere. Oh, proseguo, proseguo nell'esplorazione, non mi fermerò mai, frate. Ma questa cosa si può rompere tipo con un'ascia? Che ci fa lì? No, ma è il tizio fluido? È Mr. Fluido? Che fa Mr. Fluido? Vuoi passare di qua? Io ci ripenserei. Questo vuole fa botte. Nessun allenatore in possesso di Desio Stelle può passare senza prima vedersela con me. Che sì, perché che... In che modo è collegato? Oh, beccami questo quanto vuole rompe coglioni. Io lascerei Briga come primo. Tanto almeno stiamo provando. Vogliamo sdrogheggiare Combinatore? Ma sì. Ma sdrogheggia Combinatore. Fallo un po' lottare. Senti, coso, ancora non mi hai detto come ti chiami. Secondo me ti chiami Michael. Sei uno degli allenatori sponsorizzati dal campione. Sono proprio io. Apri le orecchie. Il presidente della Lega Pokémon è di gran lunga più importante del tuo campione. Ah, lui era il figlio del presidente. Mi sa, una cosa del genere. Il figlio dello Tito. Oppure è solo il prescelto. Questo significa che valgo mille volte più di te. Non credo. Secondo me sei mille volte più gay. A me dice il nome? Ma c'è quanto? Beat? Ma come Beat, frate? Ma te poi chiama Beat? Ma che è Beat? Solosis. Frate, ma almeno utilizza Pokémon nuovi. Fammeli vedere. Io sto con Minatore. Abbattimento, frate. Abbatti Iermento. Dai, e buh, cazzotto. Madonna, tutte rocce. Lapidato, porca troia. Il Pokémon preferito da... Vabbè, non sono tanto... Non ho letto, non ho fatto in tempo. Lui mi confonde. Quanto cazzo mi ha levato, frate? Ma non c'è la difesa speciale, sto coglione. Allora, lui è totalmente confuso. Te pare che si colpisce? Ovviamente sì. Adesso si colpirà da solo, poi lui riuscirà a confusione e mi uccide. Oh, bravo. Sì, ma tanto moro lo stesso, frate. Perché lui riusa confusione. Impossibile. Ma prima ha fatto brutto colpo. No, è semplicemente una branda. Vabbè, Minato, avrei la tua occasione per redimerti. Oh, frate, manna moggi. Proviamoli un po' questi Pokémon. Facciamoli lottare, facciamoli muovere. Ah no, ma lui è buio sto Pokémon, frate. Urlo rabbia. Se gode. Tutto cervello, tutto nella testa. Solosis ci abbandona. Quanti ne hai? Atena. È il cane di Zano? Atena. Ma come vede? Che cazzo è questa roba? Ma lui è gay. Cioè, nel senso, utilizza solo Pokémon psico. Che gli abbassiamo? Attacco speciale, se gode. Oh no! Ottima occasione per testare la mia nuova mossa preferita. Incanta voce. Perché la tua mossa preferita? Perché è super efficace sul mio Moji. Ma è una merda sta mossa, frate. Come fai a essere la tua preferita? Ma che gusti c'hai io? Ma che vuol dire? Come di non vedevo l'ora di vedere... Di masturbarmi sulla mia donna preferita. Boom, Malgioglio. Cioè, è strano, no? Vabbè, dovremmo ucciderlo prima noi rispetto a quanto lui ci può uccidere a noi. Ma che ho detto? Vabbè, lascia stare. Fagli brutto colpo, ammazzalo, se gode. Bravo Zigzagoon! So curioso dell'evoluzione nuova. Beh, frate, ma Smegma sale troppo più veloce rispetto agli altri. Occhioni teneri, Moji. Fidate, non è una cosa che sa fare. Ma cos'è occhioni teneri? Chi la usa rivolge proprio occhioni al bersaglio riducendone l'attacco. Ma levate, ma che è sta cosa? Smegma occhioni lucidi. Frate, ma che mosse sono? Riduce l'attacco e l'attacco speciale del nemico. Ma quante possibilità c'erano che la imparassero uno dopo l'altro? Mi sono lasciato distrarre. Facciamola finita. Oh, finalmente un Pokémon che scopriremo tutti. Mi fai urlo rabbia, tanto adesso anche Moji purtroppo ci saluta. Peccato. Te magari non ha mosse. Solletico, frate. Che mossa è Solletico? Beh, finché mi non so parlare. Rifammi Solletico, te prego. Lo soffro. Se goda, coglione, dai, via. Via dal cazzo, rifagli urlo sborra e mandalo a casa, questo coglione infame. Come si chiama? Dit, dip, di, rip? No, beat. Letteralmente umiliato. Senti, mi fai passare oltre. Mi hai colto di sorpresa. Toccate un'altra volta i capelli, ti do un destro, ti ammazzo. Mi ricorderò del tuo stile di lotta e quando ci troveremo faccia a faccia nella sfida ufficiale non potrei nulla contro di me. Se non ti dispiace, vado a fumare. Ma fai come vuoi. Ora che ho raccolto le Desio Stelle della zona non ho più motivo di rimanere. Ah, ma quindi le Desio Stelle stanno un giro? Le ho ciccate tutte? No, me l'avrebbero detto. Sono cose che ti diranno dopo da riprendere. Io direi di proseguire. Andiamo verso l'apertura. Che cazzo è? Sembra ghiaccio. Ah, percorso 4. Questa è un'allenatrice sicuramente. Ma noi non ce ne frega un cazzo, perché proseguiremo la nostra avventura nella scoperta del percorso 4. Lì già vedo lo stadio. Sono riuscito a individuarlo. Nel prossimo episodio di Pokémon Spada, se sei arrivato fin qui, ovviamente commenta scrivendo Renatino Capomafia. Grazie mille a tutti. Domani uscirà, credo, un altro video. Non so quale, ma sicuramente uscirà. Ci vediamo alla prossima. Eh? Dai, ciao.